Oggi a Nos TV parliamo del problema del calo dei dipendenti pubblici negli uffici dei comuni della città metropolitana, poi parliamo dell'inaugurazione del Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle, dei nuovi pontili che verranno realizzati lungo il Piave e del Portogruaro Calcio che è stato presentato in sala consiliare. Questo e molto altro ancora. Buonasera e bentornati con l'appuntamento con l'informazione di Nos TV, con le notizie dai comuni del Veneto orientale. Entro 10 anni saranno a rischio i servizi per i cittadini nei comuni dell'area metropolitana di Venezia. A denunciarlo è la CGIL. I dati dimostrano che l'assenza di turnover e la mancanza di risorse dei comuni da poter destinare a nuove assunzioni porteranno entro qualche arco di tempo al collasso nell'erogazione dei servizi. 24 comuni su 44 hanno più del 30% dei lavoratori over 55, quindi prossimi alla pensione. Nel Veneto orientale, il calo dei dipendenti più allarmante in proiezione riguarda Pramaggiore, con oltre il 57% dei dipendenti in uscita, e Fossalta di Portogruaro, con il 50%. In sofferenza saranno in particolare i comuni con meno di 5.000 abitanti come Teglio Veneto Gruaro e Torre di Mosto. È stato inaugurato venerdì scorso il Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle dopo alcuni anni di chiusura, un ulteriore arricchimento dell'offerta culturale e turistica della località balneare a disposizione dell'intero territorio. Abbiamo intervistato all'inaugurazione la direttrice del museo Anna Maria Larese e l'assessore alla cultura del comune di Caorle Alessandra Zusso. Il museo apre articolato in due sezioni. La sezione al primo piano ripropone il percorso già elaborato dalla Soprintendenza Archeologica e curato da Alessandro Asta e da Federica Rinaldi, che mostra i reperti provenienti da Caorle e dal suo territorio. Sono dei reperti che sono databili in un amplissimo arco cronologico che va dall'età del bronzo recente fino all'età moderna. Al primo piano sono invece esposti i reperti legati al relitto del Mercurio e quindi è articolato il percorso nell'esposizione di tutta una serie di reperti, ma che sono affiancati anche da ricostruzioni digitali. Offriamo ai nostri turisti la possibilità di conoscere quelle che sono le radici di mare, del nostro mondo di mare. Possiamo offrire ai nostri turisti un'alternativa alla semplice offerta balneare, pur con la ricchezza dei 18 km di Costa Dorata, ma è un'opportunità anche per i nostri ragazzi, perché grazie all'esperienza digitale possono essere coinvolti in questo tipo di museo, in questo tipo di storia che vede coinvolta Caorle in questa famosa battaglia di Grado, e dove i bambini possono fare queste esperienze dirette anche con la realtà immersiva, con questa realtà digitale che sappiamo attrae molto i ragazzi e i giovani. 6 nuovi pontili per incentivare il turismo fluviale lungo il Piave. Il consorzio BIM Basso Piave ha consegnato i lavori alla ditta Geoconsult Costruzioni, che si occuperà del progetto. È prevista la realizzazione di 6 pontili lungo il basso corso del Piave: una Fossalta, Musile, Eraclea Jesolo, 2 pontili a Noventa, mentre a San Donà è già stato realizzato. I pontili consentiranno l'attracco di houseboat, imbarcazioni di media lunghezza, ma anche canoe. Gli attracchi saranno dotati di acqua ed elettricità, accessi al fiume e rampe arginali. I lavori termineranno in inverno e dalla prossima primavera i pontili saranno a disposizione dei turisti. Una nuova app a favore di tutti i turisti di Jesolo. Il progetto è un'importante evoluzione di quanto già offriva il web per vivere la città. La nuova app è stata curata dal Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice in collaborazione con il Comune. È stata presentata dall'Aqualandia, dove per lanciare l'app il titolare del parco acquatico Luciano Pareschi e la consigliera dell'AIA Silvia Valenti si sono gettati dal bungee jumping. Ma vediamo nel servizio le immagini del lancio e le interviste a Luigi Pasqualinotto, presidente Consorzio Jesolo Venice, e a Flavia Pastò, assessore al turismo di Jesolo. C'era l'esigenza di fornire al turista che ha avuto la bontà di scegliersi uno strumento per poter tenere Jesolo in tasca, avere tutta una variabile delle possibilità che questa città offre, dalla ristorazione alle attrazioni a qualsiasi cosa il turista voglia fare.
e quindi aiutarlo nella scelta di tutto quanto quello, ed è molto, la città offre. La mole di informazione, di attrazioni e di quanto si potesse sviluppare una volta in ferie era tale che abbiamo scelto appunto anche la possibilità di farla funzionare in offline, in maniera che il cliente possa comodamente andare alla ricerca e progettare un percorso di vacanza qui da noi. Diciamo che a Jesolo mancava questo strumento e siamo riusciti a offrirlo in maniera completa, perché abbiamo coinvolto tutte le associazioni di categoria, quindi il Consorzio, l'ASCOM, l'AIA, e siamo riusciti veramente a creare un prodotto per il turista ma anche per il cittadino, un prodotto che permetta di prenotare gli alberghi, prenotare il posto spiaggia, rimanere aggiornati sugli eventi, cosa molto importante visto che la nostra città promuove tantissimi eventi nell'arco di tutto l'anno, e poi informazioni appunto sulla località, i percorsi ciclabili, la possibilità di capire e sapere quando ci sono le disponibilità di mezzi, di taxi, insomma veramente una risposta a qualsiasi domanda che il turista può farsi quando arriva nella nostra città. Sabato scorso per la prima volta Caorle ha ospitato una tappa della campagna nazionale Fondali Puliti di Legambiente. Mentre i sub del gruppo sommozzatori Caorle ripulivano i fondali dell'oasi marina delle Tegnue, sulla spiaggia di Levante i volontari di Legambiente si sono dedicati a sensibilizzare i turisti sull'importanza di ridurre i rifiuti in plastica. È positivo il risultato della campagna subacquea di pulizia dell'oasi marina città di Caorle, che si è svolta sabato scorso nell'ambito dell'iniziativa Fondali Puliti di Legambiente. Dopo 8 ore di immersione, i sub del gruppo sommozzatori di Caorle hanno infatti recuperato pochissimi rifiuti. Si tratta di un segnale confortante che conferma la sostanziale pulizia delle acque del Veneto. Mentre i sub erano al lavoro in mare, sull'arenile di Levante i volontari di Legambiente si sono dedicati alla sensibilizzazione dei turisti. Che stiamo sensibilizzando la gente per l'abbandono dei rifiuti e in particolare della plastica. Il gruppo sommozzatori Caorle, fra le sue attività istituzionali, ha anche quella della tutela e della salvaguardia dei fondali marini. E pur confermando la pulizia delle nostre tenue, possiamo e sosteniamo favorevolmente questa iniziativa di Legambiente. Noi come Guardia Costiera poniamo in essere tutta una serie di attività sotto la guida della Direzione Marittima di Venezia, che proprio sono atte alla prevenzione e al controllo del rispetto dell'ambiente. Abbiamo sentito l'architetto Federica Cusin, che è stata presente all'VIII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia, insieme ad altri 8 professionisti in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti di Venezia. Ai nostri microfoni quanto emerso dal confronto attorno al tema abitare il paese, criticità e prospettive future per lo sviluppo del paese. Diamo il nostro benvenuto in studio all'architetto di Porto Gruaro, Federica Cusin. Benvenuta Federica. Grazie Valentina. Federica, gli scorsi 5, 6 e 7 luglio è stata a Roma per l'VIII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia, insieme ad altri 8 professionisti a rappresentare l'Ordine di Venezia. Che cosa è emerso da questi 3 giorni? Qual è la fotografia dell'Italia? Allora, innanzitutto mi piacerebbe poter citare i nomi dei colleghi che appunto hanno partecipato a questi 3 giorni insomma congressuali, e che sono colleghi appunto che risiedono e operano nel nostro interland territoriale, e sono gli architetti Tonero, De Ghezen, Glerean, Dall'Enluzzi e Pellegrini. C'è da dire che insomma 9 rappresentanti, compresa la sottoscritta, per quanto riguarda il nostro ambito territoriale, è una cosa anche abbastanza insomma interessante, per dire che siamo particolarmente presenti e molto attivi in questo momento. Per quanto riguarda invece il congresso, lo stesso ha inteso offrire al paese un significativo contributo al dibattito sul futuro delle nostre città, futuro dei nostri territori. La fotografia, mi chiedi appunto, del paese in questo momento non è delle più rosee, perché dai dati del CRESME si evidenziano comunque delle difficoltà sotto l'aspetto della rigenerazione demografica. Oltretutto, indipendentemente dalla capacità comunque di ripresa che c'è stata in Europa per quanto riguarda l'economia, l'Italia tende a essere un po' ancora il fanalino di coda, nonostante il nostro paese sia ricco
ricchio di cultura, di storia e comunque di enormi attività che possono appunto diciamo dare sprono alla riqualificazione. E l'Italia purtroppo, come dicevo, non riesce a mantenere il passo con la ripresa europea e allo stesso tempo vede spesso le proprie risorse finanziarie, anche di tipo statale, investite su progettualità comunque infrastrutturali, identificate forse in maniera non pienamente coerente e non legate a una sorta di rete o comunque di un sistema che si evidenzi con una programmazione. Ringraziamo Federica Cusin per essere stata con noi, grazie. Grazie Valentina a te. Nuovo direttivo del Portogruaro Calcio presentato in sala consigliare. Abbiamo intervistato il nuovo presidente Andrea Bertolini. La novità è innanzitutto una nuova dirigenza. Nel consiglio direttivo solo una persona che si occuperà del settore femminile, che è il signor Giorgio Furlanis, che è rimasto del vecchio direttivo. Poi noi siamo tutti nuovi, siamo pieni di entusiasmo, siamo ambiziosi, abbiamo tanta voglia di fare. Non credevo che servisse un'organizzazione di questo tipo per gestire 12 squadre. Ci stiamo impegnando fortemente, sotto tutti i punti di vista, anche quello economico. La molla che ci ha fatto prendere questa società è quella di poter dare un'opportunità ai ragazzi di divertirsi, di giocare e passare del tempo in un ambiente sano, riteniamo. Cominceremo a prendere per mano un po' tutte le squadre e vorremmo sicuramente fare bene dal settore giovanile, perché le società dilettantistiche vivono se c'è un settore giovanile forte, mentre per quanto riguarda le prime due squadre punteremo già da quest'anno, io spero, a fare un campionato di eccellenza. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi ricordiamo che NOS TV è presente su Facebook, YouTube, Instagram e su il 13 TV, sul 13 del vostro telecomando o sul 605. Grazie e arrivederci.